L'innovazione per Trend Micro è guardare al passato. Dal passato si impara, dal passato si riconoscono i propri errori e si può migliorare. Innovare significa quindi per noi seguire quelle che sono le nuove sfide che i mercati oggi portano tutti i giorni e mettono a disposizione degli utenti, essere in grado di proteggere questi utenti per utilizzare i nuovi strumenti in maniera sicura e in maniera che permetta loro di sfruttare al massimo quello che sono le nuove tecnologie, le nuove utilità che l'innovazione sta portando nel nostro mondo. Tutte queste nuove tecnologie che si stanno presentando sul mercato aprono quelle che io definisco delle finestre nell'ambito della sicurezza dei dati personali delle persone. Trend Micro, come ha sempre fatto, cura l'aspetto appunto della sicurezza di tutto quello che sono apparati IT. Oggi con l'Internet delle cose questo concetto di apparati IT si è sicuramente esteso e quindi stiamo investendo moltissimo anche nel proteggere i dati relativi a questi nuovi apparati. Trend Micro mira sempre alla protezione del dato perché il dato è oggi la merce di scambio che viene usato nel mercato underground, quindi è la parte monetizzabile di quello che è un attacco informatico. Questo perché i dati possono essere prelevati e utilizzati senza il consenso dell'utente in maniera illecita o comunque sia per produrre del profitto illecito. Ecco, Trend Micro è sempre all'avanguardia nella protezione di quello che sono i nuovi strumenti che le tecnologie hardware, le tecnologie, il mercato sta portando di giorno in giorno a disposizione degli utenti, sia utente privato, sia aziende, sia industria. Ma a VEM si può augurare nient'altro che continuare a investire in innovazione anche loro nel ruolo che hanno, quello del sistema integrato, che come dice la parola stessa, integra differenti sistemi. Come ho detto, l'interconnessione ormai degli oggetti, dell'Internet delle cose, apre dei nuovi scenari, apre delle nuove fette di mercato, apre delle nuove integrazioni, cosa che i vendor delle singole tecnologie non fanno perché probabilmente neanche conoscono e neanche hanno pensato all'oggetto per quel determinato utilizzo. Ecco, il ruolo di un sistema integrato come VEM è appunto quello di essere presente sul mercato, avere il meglio delle varie tecnologie, saperle integrare e con questa integrazione saper offrire dei sistemi evoluti che siano sicuri.